Venia se starete, qui c'è il buon vino, qui c'è l'amore. Venia se starete, qui c'è la gioia di ogni cuore. Cari amici, ben ritrovati a una nuova puntata di Déjà Vu. Quest'oggi puntiamo i nostri riflettori sul 1964. Sono finiti gli anni del boom economico, del miracolo economico dal 1959 al 1963. Il 1964 è il primo anno della storia della Repubblica Italiana in cui appunto gli italiani si trovano a dover far fronte alla prima congiuntura economica negativa. Gli indicatori non danno più risultati favorevoli, il miracolo è terminato. L'anno prima era stata raggiunta l'occupazione piena dei lavoratori e le organizzazioni avevano cominciato a premere per ottenere un aumento significativo dei salari, fermi da anni, e raggiungere così una distribuzione più equa della ricchezza. Nelle trattative con Confindustria si ottengono aumenti retributivi intorno al 30%, superiori alle aspettative, ma anche agli aumenti di produttività. Di conseguenza i costi di produzione salgono, i margini per le aziende di tutti i settori diminuiscono, così come la competitività nei mercati esteri. Aumentano i prezzi al pubblico di tutti i beni e inevitabilmente l'inflazione, che sale dal 3 al 7,5%. Gli italiani si accingono quindi ad affrontare la prima loro congiuntura economica negativa. Uno dei dischi di successo, di maggiore successo in questo anno, è In ginocchio da te di Gianni Morandi. Bacerò le tue mani, amore, negli occhi tuoi che hanno pianto per me. Io cercherò il perdono da te e bacerò le tue mani, amore. Cercherò il perdono da te e bacerò le tue mani, amor. Ritornerò in ginocchio da te. L'altra non è niente per me. Ora lo so, ho sbagliato con te, ritornerò in ginocchio da te. Sì, io t'amo più della mia vita, io voglio per me le tue carezze. Oh sì, io t'amo più della mia vita.
e gli italiani sono come bombardati dalla pubblicità, che fa apparire necessario anche il superfluo in una girandola di richiami e tentazioni. Sulle strade circolano 4 milioni e 700 mila automobili, sono più che raddoppiate in 4 anni, ma è aumentato anche il numero delle vittime sulle strade, che quest'anno tocca la cifra terrificante di 9 mila vittime. Se facciamo un confronto coi giorni nostri, ad esempio col 2010, 36 milioni di auto provocheranno 4 mila decessi. In altre parole, girare in auto nel 64 significava rischiare la pelle circa 20 volte di più rispetto ai giorni nostri. Un macabro calcolo che però è una cartina di tornasole di quanto sia stato fatto in 50 anni nella sicurezza delle vetture, delle strade e soprattutto nel migliorare il comportamento dei guidatori. Per la prima volta dal dopoguerra le vendite delle auto superano quelle degli scooter, le mitiche Vespe e Lambrette. Padre indiscusso della Vespa, di questo geniale veicolo a due ruote che è ancora oggi in produzione, fu Corradino d'Ascanio, brillante ingegnere progettista di aerei. Nello storico stabilimento di Pontedera nasce così la Vespa, lo scooter più diffuso e amato al mondo, sua eterna concorrente la Lambretta, voluta da Ferdinando Innocenti. Il ballo dell'anno è l'Alligalli, il primo ballo di gruppo che trascina sulle piste anche chi non sa ballare. L'Aligalli non si sa niente, lo si balla e basta? Per me l'Aligalli è figlio del Madison, nipote del Twist e cugino della foresta africana. Mentre nel Madison i ballerini vanno avanti e indietro in senso frontale, nell'Aligalli vanno avanti e indietro ma di fianco. Ma dove andremo a finire con questi balli così geniali? Boh. E cosa succedeva in ambito cinematografico in quest'anno, il 1964, campione di incassi è 007 Missione Goldfinger, segue Per un pugno di dollari di Sergio Leone. Altro successo invece in ambito musicale, Una lacrima sul viso. Sul viso ho capito molte cose, dopo tanti tanti mesi ora so cosa sono per te. Uno sguardo ed un sorriso m'hanno svelato il tuo segreto, che sei stata innamorata di me ed ancora lo sei. Non ho mai capito, non sapevo che tu mi amavi, ma come me non trovavi lacrima sul viso. È un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me, che non amo che te. Come sempre vi ricordo che avete la possibilità di interagire con noi e chiamandoci, scrivendoci o lasciando i vostri vocali al 349-0990-428. Quest'oggi stiamo passando in rassegna i principali eventi, soprattutto in ambito italiano, del 1964. Andiamo avanti. Il Papa Paolo VI compie un viaggio in Palestina.
Dagli stabilimenti della Ferrero di Alba, il 30 aprile esce il primo vasetto di Nutella. È considerata il maggior successo dell'industria dolciaria italiana e la crema spalmabile più diffusa e famosa al mondo. Altro successo sempre in ambito musicale è Non ho l'età, che trionfa a Sanremo. Per uscire sola con te e non avrei nulla da dirti, perché tu sai molte più cose di me. Lasciati uscire Hollywood. Federico Fellini vince l'Oscar per miglior film straniero con 8,5. Il 14 ottobre Aldo Moro inaugurerà l'ultimo tratto dell'Autostrada del Sole, una delle opere pubbliche più imponenti realizzate in Italia, che collega Milano a Napoli. Altro successo discografico, Città vuota di Mina. Strade piene, la folla intorno a me, mi parla e ride e nulla sa di te. Io vedo intorno a me chi passa e va, ma so che la città vuota mi sembrerà. Se non torni tu, c'è chi ogni sera mi vuole accanto a sé, ma non mi importa se i suoi baci mi darà. Io penso sempre a te. Mi sembrerà, se non torni tu. Come può
deserte senza te. Leggo il tuo nome ovunque intorno a me. Torna da me, amore, non sarà più vuota la città. E io vivrò con te tutti i miei giorni, tutti i miei giorni. E siamo giunti al termine di questa puntata di Déjà Vu. Io ancora una volta vi ricordo il nostro numero di telefono, il 349-0990-428, per tutti i vostri messaggi e le vostre segnalazioni. Grazie a tutti, arrivederci. E mia sesta rete, qui c'è il buon vino, qui c'è l'amore. E mia sesta rete, qui c'è la gioia di ogni cuore. Se starete